Isola, Fabrizio Corona contro Belen, fingi di essere quello che non sei. Belen Rodriguez si è scagliata contro Corona dopo la puntata dell'Isola dei Famosi di ieri. Lui l'accusa di fingere di vivere una vita non reale. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. L'argomento più discusso della serata è stato quello che ha visto Riccardo Fogli al centro di una vicenda piuttosto spiacevole, il presunto tradimento della moglie Karin Trentini. Quest'ultima si era recata sull'isola la scorsa settimana per avere un chiarimento con il marito e smentire il tutto. Durante la trasmissione di ieri, Fogli ha ricevuto un videomessaggio da parte di Corona, fautore di questo scoop. Le parole di Fabrizio sono state parecchio criticate, anche da Belen Rodriguez che si è espressa in modo molto severo al riguardo. L'ex della Rodriguez l'ha però accusata di fingere di fare una vita che non fa. Scontro tra Corona e Belen. Riccardo Fogli ha chiesto più volte di poter avere un confronto con l'artefice di questo finto scoop, a suo dire. Il cantante è infatti certo che la moglie non l'abbia tradito. Durante la puntata dell'Isola dei Famosi andata in onda ieri sera, Corona ha inviato un videomessaggio che è stato mostrato a Fogli. Fabrizio ha confermato in maniera molto dura il tradimento da parte della moglie Karin, rivelando di aver frequentato lei e illuso presunto amante nei 4 anni precedenti. L'uomo ha continuato poi dicendo che se ci si espone pubblicamente si devono accettare anche queste cose. L'atteggiamento dell'ex paparazzo è stato molto criticato sul web, anche dalla sua ex Belen Rodriguez che sul suo profilo Instagram si è espressa scrivendo, "Che schifo, non si gioca con la vita degli altri perché è una cosa sacra. Il rispetto non ha più valore?" L'Isola dei Famosi, Corona risponde alla Rodriguez?. Questa mattina, Corona ha così deciso di rispondere alle critiche della sorella di Jeremias, eliminato ieri sera dall'Isola dei Famosi. L'uomo ha scritto un post nelle storie del suo profilo Instagram dove dice, "Detto da te, che fingi di essere ciò che non sei e mostri una vita che in realtà non vivi, non è male. Il tuo giudizio prova solo che la famiglia del mulino bianco che tu tanto vuoi mostrare, in realtà non è la tua. Io almeno ci metto la faccia e dico sempre quello che penso". Corona ha dunque accusato la Rodriguez di essere finta. Sicuramente la risposta della bella argentina non tarderà ad arrivare. La vicenda comunque sembra non essere terminata qua, Riccardo Fogli sembra essere rimasto molto provato dalle ultime notizie mostrategli da Alessia Marcuzzi all'Isola dei Famosi, vedremo come reagirà nei prossimi giorni.